Sequenza dei passaggi usa il terzo uomo, un esercizio molto utile da utilizzare in fase di attivazione, che ci permette di lavorare ovviamente su competenze individuali come controllo e passaggio, ma in particolare che ha un focus specifico, ovvero poi l'utilizzo del terzo uomo. Quindi un esercizio, diciamo, funzionale, perché proprio si vanno a ricreare degli sviluppi reali di gioco, dove appunto che prevedono appunto l'utilizzo del terzo uomo. Vediamo come è strutturato l'esercizio, perché è molto molto interessante. Vedete, la direzione di gioco parte in basso a destra, adesso io lo evidenzio con il pallino giallo. Chiaramente le sagome simulano la presenza di un avversario che chiude una linea di passaggio. Quindi lo scopo dell'esercizio è quello di stimolare i giocatori a superare queste sagome, quindi andare a giocare per il giocatore posizionato alle spalle delle sagome utilizzando un raccordo, quindi un terzo uomo. E dicevo, inizia in basso a destra dal giocatore A, il pallino giallo lo evidenzia, si effettua quindi un passaggio per il giocatore di raccordo che è il giocatore B, che va quindi a raccordare per C, eccolo qua, e quindi con questa giocata sul terzo uomo giocatore B abbiamo superato, diciamo, la sagoma che chiaramente poi in situazione sarebbe l'avversario. Il giocatore C controlla la palla e in questo caso per andare a giocare fuori per il giocatore E, vediamo che c'è la sagoma che ostruisce questo passaggio, quindi dobbiamo utilizzare un terzo uomo per andare a giocare fuori. Quindi si utilizza il giocatore D che si muove incontro e raccorda fuori. Il giocatore E conduce la palla e poi passa per il giocatore F che controlla, gioca per il giocatore G. Eccolo qua, e anche in questo caso per andare a giocare fuori il passaggio è ostruito dalla sagoma, quindi si gioca dentro per il giocatore H che va a giocare fuori e poi conduzione e si riparte. Quindi vedete come si vanno a ricreare degli sviluppi, quindi poi delle interazioni tra giocatori, sempre utilizzando il terzo uomo per superare appunto la pressione chiaramente ipotetica della sagoma. È un esercizio molto interessante che poi dopo questo esercizio analitico si può inserire nella didattica una esercitazione situazionale che va proprio a ricreare questi sviluppi che prevedono appunto l'utilizzo del terzo uomo. Ecco, qui in questo modo riusciamo a familiarizzare veramente i giocatori con i gesti tecnici per andare a raccordare, e proprio si vanno a ricreare delle situazioni reali di gioco. In questo caso potrebbe essere il giocatore B, potrebbe essere il play che lega per un lato centrale. In questa situazione potrebbe essere una mezzala che viene incontro e lega per il terzino. In quest'altra situazione potrebbe essere il centrale che gioca per il play che va a giocare fuori. Ecco, quindi vedete come si vanno a ricreare proprio dei contesti reali di gioco. Dove si trova questa esercitazione? Come al solito noi la andiamo a prendere dal sito allenatore.net nella sezione esercizi. In particolare, vedete, io qua ho già aperto la sezione esercizi, una sezione molto molto ampia che contiene tantissime esercitazioni che vengono chiaramente poi implementate ogni settimana con nuove uscite. Quindi io, come sempre, ti consiglio poi di prendere spunto veramente dalle oltre 5.000 proposte che si trovano su allenatore.net, perché comunque per implementare il tuo metodo, per sviluppare l'abilità dei tuoi giocatori e migliorare anche l'organizzazione di squadra nelle varie fasi del gioco, puoi prendere veramente spunto dalle tantissime esercitazioni che si trovano su allenatore.net. Io, come sempre, ti do appuntamento al prossimo video con un nuovo esercizio, sempre qua su allenatore.net. Alla prossima.